Presidente, io immagino ovviamente che i consiglieri che sono firmatari insomma, della mozione, sicuramente il consigliere Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini abbiano avuto modo di verificare quale fosse lo stato dell'arte rispetto alla valorizzazione del teatro alessandrino prima di presentare questa mozione. Ecco perché volevo evidenziare che sono oltre 2 anni e mezzo, insomma, che stiamo lavorando su questo tema, su cui sono state svolte diverse riunioni e che noi anche della stessa Commissione Capitolina abbiamo avuto modo di seguire direttamente. Come ricordavamo, l'8 febbraio 2019 è stato votato un atto dal municipio che proprio andava verso l'indirizzo di rivalorizzare, restaurare il teatro alessandrino per renderlo nuovamente agibile e accessibile alla cittadinanza, costituendo un modello di gestione che garantisca proprio la più ampia fruizione possibile da parte dei cittadini. Ecco. Forse gli è mancato un passaggio che assolutamente diversamente da quanto rappresentato dal consigliere De Priamo, questa amministrazione non è ferma perché ha già stanziato 76.386,95 euro per i lavori di messa in sicurezza e ripristino e riqualificazione del teatro alessandrino e del parco Palatucci di Tor Tre Teste, e quindi assolutamente questa amministrazione non è inerte, invece quelli che forse sono fermi e dormono sono i consiglieri dell'opposizione che non vanno nemmeno a verificare a che punto sono i lavori e le azioni delle amministrazioni prima di presentare un atto. Per questo motivo, siccome vorrei evidenziare che i lavori di ripristino, di messa installazione delle forme, cioè delle sedute e dell'illuminazione, cioè partiranno da questo aprile, chiedo ai consiglieri d'opposizione, per quanto noi comunque raccogliamo positivamente questa iniziativa che va nell'indirizzo, un po' in ritardo però, di quello che è l'azione dell'amministrazione capitolina stessa che ha il governo di questa città, chiediamo che venga ritirato l'atto perché adesso non, ovviamente questo percorso è già attivo, è stato avviato e vedrà insomma i lavori avviarsi quest'aprile, quindi direi che un atto di indirizzo in questo momento è decisamente fuori luogo, però chiedo quindi all'opposizione insomma di ritirare l'atto al gentile consigliere De Priamo. Adesso, grazie.